Buonasera cari videospettatori e bentrovati in questa nuova diretta qui su Twitch. Un saluto anche a chi sta guardando in enormissima differita questo video su YouTube e vi invito come sempre a seguirci anche sul canale Twitch perché siamo in diretta tutti i giorni, si fa per dire, dalle ore 18 in poi ragazzi. Siamo e ci trovate sempre qui su Twitch, sempre qui su Twitch, anche se oggi è l'ultima diretta di quest'anno. Se ne parla nel 2024 ormai, se ne parla nel 2024. Come state ragazzi? Come state? Come state? Buonasera bimbi, buonasera. Oggi comunque continuiamo The Medium. Ecco, doveva fare sta cosa figa, la doveva fare sempre. Io sono cotta, vabbè, non fai un cavolo dalla mattina alla sera, ma sei cotta, su via, su via. Su via, su via. No, invece sto bene. Sto benissimo, stranamente. Benissimo, stranamente. Quindi vediamo quando arriverà sta batosta. Quando? A momenti. A momenti. Allora, ragazzi, facciamo un boom. Non so nemmeno come chiamarlo, perché onestamente non si capisce un cazzo, onestamente. Qua eravamo andati nelle segrete, vero? È fatta, non lo sapranno mai, non potranno mai saperlo, non capirebbero, non mi perdonerebbero mai, ma sono al sicuro, conta solo questo, separazione è l'unico modo. Comunque qua non c'è corrente, giusto o no? Non abbiamo la luce, quindi dobbiamo trovare la luce qua, come al solito. Andiamo da questo lato. Qua è chiusa. Ah, ma qua da dove veniamo noi? Ok. Buongiorno. Rifugio antiatomico. C'è acqua? Ah no, è la barriera, ok. Allora, mettiamo qua. Mettiamo qua. Via. Squarciamo. Vai, che ce la puoi fare, vai. Ok. Però aspetta un secondo. Da questo lato che cosa c'è? Nulla? No, nulla. Nessuno di tutti i due lati, vero? Come si faceva? Ah, così. No, no, questo è di trattenere il respiro. X. No. F. Ah, F faceva questo, ok. Ah, i lower levels are flooded. Ecco. I'm not much of a diver. Ok, c'è una strada ma è parzialmente allagata, quindi dobbiamo far scendere l'acqua. Però nel mondo a destra, quello sotto sopra, mi sa che l'acqua giù non c'è. Forse devo pompare l'acqua. Forse. Cazzo.
Quando ci imbattemmo per la prima volta nel luogo, pensavo che si trattasse semplicemente di un vecchio bunker tedesco, un paio di corridoi e qualche provvista scaduta. Dopo un paio di settimane di scavi, ci rendemmo conto che il vecchio baffetto doveva avere grandi piani per questo posto. Quindi parlano di Hitler proprio. Un intero sistema di gallerie sotterranee, muri di cemento armato, non mancava nulla. Forse aveva intenzione di costruirsi un rifugio nella foresta, nel caso in cui tutta quella storia della razza padrona non avesse funzionato. I comunisti fecero quello che sapevano fare meglio, se ne impadronirono. Volevano riconvertirlo in un rifugio antiatomico, installarono persino una rete elettrica, ma è tutto ciò che fecero, poi il sogno del Niwa si infranse. Fortunatamente per me tutta la faccenda era super segreta e io mi sono assicurato che lo rimanesse. Per quanto ne so, quasi tutti quelli che erano a conoscenza... che ne erano a conoscenza morirono nel massacro. Non lo chiamerei proprio un risvolto positivo, ma poteva andare peggio. Se la situazione dovesse precipitare, abbiamo un posto in cui nascondersi. Ok, ciao Nano Volante, ciao Tris, buonasera a voi, buonasera a voi. Ok, let's get a lay of the land. Poi mi sa che mi faccio una bella foto. Leggi che ci abbiamo. Ah, ok. Facciamoci la foto così. Che ho come l'impressione. Che poi ci servirà. Mentre qua dobbiamo capire. Ok, qua abbiamo sto schema. Indicatore di livello dell'acqua. Misura il livello dell'acqua nella stanza. Direzione del flusso d'acqua. Cambia la direzione del flusso d'acqua. Attiva la pompa. Ok. Questo è tutto allagato. C'è corrente. Perché giustamente l'ho staccata la corrente. E come faccio a riattaccare la corrente ora? Se faccio F mica la posso attaccare la corrente, no. No. Sicuro che c'è la corrente? No, non succede nulla. Andiamo allora da quest'altro lato, cosa c'è? Ma qua c'è qualcosa? No. Ah, siamo tornati qua. Ah. Quindi posso... Ok, posso fare il giro da quest'altro lato. Ok. Quindi andiamo qua. Accendiamo la corrente. Rifacciamoci il giro. Oggi non posso andare. Noi venivamo da qua. Se non erro. Ok, ora andiamo da questo lato di nuovo e dovremmo avere la corrente qua, giusto? Non c'è niente uguale.
Perché non funziona? Che mi sono perso? Ora c'è la luce accesa. Le leve non le posso modificare, posso modificare solo quello che c'è il pallino. Che qua è quella piena. Io devo farci la, allora, l'acqua da qui, ma la leva non la posso muovere, non posso muovere niente. Come se non funzionasse nulla. Com'è possibile? Qua non posso fare niente perché non c'è... Non c'ho la luce. Che cavolo sento qua sotto? Allora andiamo da questo lato, dai. Vediamo se ci dice qualcosa qua. C'è niente qua, non c'è niente. La stanza è inutile. Ah, ecco, dicevo io. Non è inutile, cioè la luce è qua. Ah, già ce la dà, quindi non abbiamo bisogno di potenziarci. Ok. Allora, luce trovata. Andiamo subito dall'altro lato. Senza ritegno alcuno. Vabbè, basta sparare, giustamente, spazio. Ok, speriamo che sia questo. Ah, infatti sta salvando, ok. Devo aprirli manualmente, eh? Ecco perché. Qualunque cosa clicco fa sta cosa. Ah, non è che si è bloccato, perché si alza il livello, ora l'ho visto. Quindi questo si abbassa il livello. Questo è pieno. Ok. I can probably get to the first tank now. Ok. Stronza?
Così? Così? Not for me. Not for me. Where would you be? What would you be? Burnt, charred, scorched, dead. You owe me. Oh, ma che ci fai qui? Fate fai senza invitarmi, fare fate live clandestine. Più che clandestine è che Ante le fa piacimento. L'hai fatto arrabbiare. Il tizio? No, non si arrabbia. Ciao Umba comunque. Sì, in realtà sta diretta non la dovevo fare. Però mi facevate pena che vi mancavo e quindi... Perché non va qua dentro proprio? Di che stiamo parlando? Perché è bloccato? Non è qua. Laggiù in fondo devo andare, giusto? No, questo sto facendo il giro di prima, palesemente. Ah, ma quindi non eri impedito da forze supreme nel fare live in base a come ti facciamo bene o meno? Beh, diciamo di sì. Quindi qua c'è una porta chiusa nel mondo reale. E questa è la... Che stanza è? Le tue sculate mi sono mancate. Non parliamo di sculate, Nanolante. Vai che è meglio, ci vai solo a perdere. A perdere, mo. Ci vai a guadagnare tu in quel caso. Però dimostri. Allora. Ma questo non dovrebbe essere così difficile. Siamo in 1, 2 e 4. Alla fine 1 è il primo, perché penso che scendiamo da qua. Sì, ci facciamo tutto il corridoio e dovremmo entrare qua dentro. Perché quindi uno è chiuso a sto punto? Perché è tutto sommerso? Questo non lo posso fare. E come faccio? Allora, proviamo a fare l'inverso. Allora, svuotiamo questo qua dentro. Svuotiamolo ancora. Ok, indietro. Andiamo di là. Andiamo a vedere se è aperto, ma più che altro per lo sfizio di capire se effettivamente è così. Ok, è aperto. Quindi scendiamo qui. Andiamo qua in fondo. Giù come si scende? Ah, perché ora noi siamo sul secondo che è pieno. C'è quello centrale che sarà pieno. Qua pure c'è acqua, quindi non possiamo scendere. Ok, allora a sto punto
Disattiviamo questo. Che secondo me sta corrente non serve per accendere quello. Devo sbloccare il portellone di questo. Quindi andiamo a vedere come sbloccarlo. Che me lo fa vedere, però è ancora sommerso, sembra. Scendiamo. Ecco. Non c'ho manco la cosa. Ok. Now it's ready to gulp down some water. Qua perché non ci possiamo andare? Boh. Ci posso andare nemmeno se mi traslo, vero? No, ci posso andare se mi traslo. Ah, per prendere l'energia. Ok. Giustamente. Ok. Che schifo. Never fall, never born. And worn out. Rag. Come si incazza su di te? Cut from the same cloth. Ok, io penso che ora questo me lo fa svuotare, vero? Perfetto. Ah, però già è pieno. So far so good. Now I can get to the other tank. So no, so cazzo. For us to eat. For us to wear. Ma qua che c'è? Oh. Vabbè, la luce ce l'abbiamo al momento. Si scende. Lascia che ti indossi. Non è proprio bellissimo da dire, eh? Ci manca la leva. La valvola. Eccola qua. Troppo facile però. Troppo facile. Mi sembra strano. Non era qua. Benvenuto, benvenuto. Allora, mettiamo qua. That's it. Second tank ready for duty. Beh, facile. Pretty, pretty dolls. So many dolls to play with. Qualcuno che mi segue. No, scappa. Francis. Scappa. Nurse Ursula. Sto facendo il giro lungo, mi sa, vero?
Eh sì, siamo arrivati nell'1. Ok. But they don't, they never last. But you will. Ma c'era proprio con noi, se Fauci. Allora, abbiamo questo qua, quindi facciamo prima questo qua. No, no, ci sono, ragazzi. È un po' un casino. Per questo non la volevo fare la diretta, ma va bene. Ci riusciremo. Allora, facciamo qua. Ci dovremmo essere. Che abbiamo svuotato il secondo. Che l'abbiamo svuotato a fare il secondo? Ah, per toglierlo da qua in mezzo, vero? Questo devo spostare quest'altro. E ora questo dovrebbe essere libero. Quindi scendiamo da qua. Questo dovrebbe essere quello centrale. Ok. E infatti non c'è più acqua. Quindi come si scende da qua sopra? Come scendo da qua sopra però? Qua? Ok. Sempre più avvicinando. Ah, però qua siamo nel primo piano, ci interessa relativamente poco il primo settore. Vediamo da qua. Qua ci troviamo, qua che c'era? Qua solo la luce? Sì. Prendiamoci. E come faccio? Questo mi sa che devo spostare ste cose. Ah, c'è una scala qui. Ehi, amico, c'è una scala qua sopra? Maestro, non ho visto sta scala? Ah. Però non ci posso arrivare. Ah, dovrebbe essere troppo facile, infatti. No, qua abbiamo detto non c'è niente, giusto? Ok. Da questo lato invece torniamo nel settore 1. Non possiamo fare niente. Dobbiamo andare dall'altro lato allora. Andiamo a scendere da qua. No, qua ci troviamo di nuovo qua. E non ci cambia nulla. Ah, dietro ora non posso scendere perché è pieno. Quindi che come ci arrivo là? Devo svuotare o l'1 o il 2? Mi sembra strano, però proviamoci. Allora, diciamo che ora svuoto completamente il 2, in qualche modo. Sì, basta far andare tutta l'acqua nell'1. Facciamo così. Facciamo così. Yes. The central chamber is open. Ah, ok. Get your ass down there, Mary. Va bene.
Era quella porta che non si apriva prima, forse? Sì, ora è aperto, ok. Che succede? Oh. Buongiorno. Salve. Che faccio? Mine. Che cazzo? Let me in. Get back here. It all ends in me. Ma bella sta tecnica, mi è piaciuta. No! Non doveva andare così. Mi dovevo nascondere. Cioè, mi sono pure nascosto in realtà, però. Il problema è che devo fare? Ah, forse lo devo attirare di là e poi vado vicino alla corrente? Dovrebbe essere un'idea. Spero che lì possa cliccare qualcosa. Ecco. Let me get back here. Ehi, ma che è? Tutto sto tempo. Ce ne andiamo? Lo lasciamo lì? You are here. I can feel it. Vabbè, se lo senti, tutto cambia. Ma cosa c'è? Ecco quello che baratto. Ecco quello che baratto so. Penso di sapere. Ah, barrato, no baratto. Madonna. I poteri vengono dallo stesso luogo, ma possono manifestarsi in modi diversi. Sembra che lei esista in entrambi i luoghi, come la sua mente possa occupare due corpi allo stesso tempo. Per lei ogni cosa che accade in un luogo influenza l'altro. Vede il confine tra i due? O sono una sola cosa? Nuova ipotesi. La morte dirada il velo tra i morti. Tre mondi. Così la mente appena nata non deve dividersi. Ha senso? Forse sì, in qualche assurda maniera. Ok. Inizia a farsi. Inizia a capire qualcosa. Non so che è uno dei tuoi preferiti, guarda caso. A crisp. Guess I should look for a spare. Ok. Dove lo cerco quindi? Per qua. Vitamins, antibiotics, bello. Antidepressants. Even by my standards, that's a lot of pills.
Qua c'è solo il libro, vero? Che posso prenderlo? Nient'altro. Ma manco niente. Quindi mo sto coso che si è bruciato, dove lo andiamo a prendere? Ah, ma questa era aperta un'altra porta. Sfondata? Bello. No, sono tornato indietro. Madonna. Un cambio di telecamera. Niente. Ecco qua. Ah, shit. Too much power. Ah, ok, 50, mi devo fermare. Andava bene quello. Alloggi. E ispezioniamo gli alloggi. Nice decor. Very, Li sfotte pure. Minimalist. Li sfotte pure. Huh. Mold. It looks pretty fresh. Muffa fresca? Someone's been here. Qualcuno è stato qua di recente. Più che è stato qui, ha vissuto lì. Ora è tutto calmo, siamo solo io e lei, solo io e lei. È una strana sensazione ma positiva, è come dovrebbe essere, farei meglio a godermela finché dura. Ho già iniziato a spostare il laboratorio all'hotel, se succedesse qualcosa non voglio che lei sia lì vicina. Andrò presto a riprenderlo. Questa storia può finire solo in due modi, o torniamo a casa entrambi o nessuno dei due. Bello. È ottimista lui. Lo specchio spaccato. Ah. Dobbiamo trovare i pezzi di specchio. Il problema è qua non c'è nient'altro, quindi. Ah, ecco. Okay. Ah, ecco un pezzo. Here's one. So far so good. Ah, intuizione è così, ok. Il revelio si fa così. Non c'è nient'altro, vero? Boh, in realtà non è solo proprio 50%, Driss. Boh, proviamo a vedere qua vicino, ora magari mi dà qualcosa. O tornano o non tornano, ma entrambi. Può tornare anche uno solo.
Ecco il secondo specchio. Poi ci abbiamo radio. Ma quello è quello che pensava lui. In realtà non è così. Un'ascia, un martello, tanta roba ci abbiamo qua. Niente, possiamo prendere niente. Vabbè. Looks like he could never quite let go of his passion. Oggi mi ha quasi visto, mi ha quasi percepito, avrei dovuto saperlo. Devo fare più attenzione, stare a distanza. È solo che io non barrato. Non c'è un giorno in cui non pensi a lei. Barrato penso. So di aver fatto la cosa giusta a lasciarla all'ospedale. È meglio così, soprattutto per lei. Ma continuo a pensare a quel giorno. Quando finalmente accadrà, quando scoprirà chi è davvero. Sarà confusa, spaventata. Io dovrei essere lì accanto a lei per aiutarla a dare un senso a tutto, per dirle che va tutto bene. No, ce la farà, è forte, proprio come sua madre. Qua finisce male. Pompe funebre, ultimo saluto Jack Horkan. Numero di telefono? No. Ma Jack, questo non è il nostro padre adottivo? Giusto? Siamo a Jack. Ecco l'altro vetro. Let's make magic happen. This was definitely Thomas's workspace. I can sense the determination. Whatever he was working on, he really gave it his all. Were you trying to send the monster away? Or to get your other self back? No, bella musichetta sotto, comunque devo dire. Ho già visto. Ma c'è qualcosa? Ma c'è solo la porta sfondata. Ah, cavolo, dov'era Lily? E quindi di conseguenza è Lily che ha sfondato la porta per uscire. Sale, chi avrebbe mai pensato che fosse così semplice? Un po' di alchimia, infusione spirituale ed ecco fatto. A quanto pare le storie che giravano erano vere. Comunque la stanza è pronta e funziona. Funziona davvero. Per la prima volta in vita mia posso sentirmi solo. È davvero meraviglioso. Ottimo. Immagine being locked up in this place. Having a needle shoved into your arm day in, day out. You didn't deserve this, Lily. She'd be a grown woman by now, but the room is still all dolls and unicorns. In realtà non ci sono gli unicorni, non so perché abbia detto. Little windows into the world. It's something, I guess. Sunshine doesn't really translate to text, though. Ah, boh, sì, animali con gli occhi rossi. Ne vogliamo parlare? È tutto il perimetro pieno di sale. Quite the selection. So she could doll herself up with no one to see her. Maybe he meant well, but somehow this just feels sadistic. Ciao Nano Volante. Buone ferie, vabbè. Non ci sentiamo sul gruppo, che cavolo. Volevo fare un attimo una cosa, però. Che giustamente mi sono fermato prima.
Col cavolo che voglio sentirti. Eppure succederà. Eppure succederà. Comunque, la ragazzina ha sfondato la porta e se n'è andata, comunque. Ma se non è lei che ha sfondato la porta, ci sarà qualcuno che con lei ha sfondato la porta. Vabbè, noi completiamo questo. Quindi ci mettiamo questo e poi ci mettiamo questo. E lì era. Il momento in cui finalmente ci siamo. Oh cazzo! Thomas? Wait. Yes. Wait. Oh cazzo! The spirit. But the hound. I thought you were gone. Gone. No, no. Intrappolato. I spent years in Henry's fucked up world. Oh, when you sent him away. Oh cazzo, due volte. I could finally break free. That's why you're so important. You can finish this. Where is he? Where is my father? I don't know. Bello. First time in my life, I don't feel his presence. I've been away for so long. Could you stay for a moment? Tell me how all this started. È all'inizio, quindi. Giusto? Che lei starà raccontando. It all starts with a dead girl. Esatto. About Lily. Did my father? No. He couldn't have. He wouldn't. He loved her too much.
both of you. So, what happened to her? What is this place? This is where he kept her. That cell. Villa. It only exists in one world. Keeps the other one out. He built it so that he could be alone. It is the only place he could feel normal. Separated from his powers. From me. Came in handy once Lily became unstable. Unstable? What do you mean? She's a medium too, Marianne. A powerful one. Guess it runs in the family. When Richard hurt her, it awoke something inside her. Something terrible. And it was only a matter of time before it got out. It's what your father feared. What he tried to avoid. That's why he called me. But that means... Yes. She's still alive. Cioè, per salvarla, ma sul serio? You have to find her, Marianne. Where is she? Where is my sister? You know where. The lake. Il lago. For you to go. I'll hold it off for as long as I can. I'm not leaving you. You can't always save everyone, Butterfly. Trust me. Sorry. Beh, l'ha mandata via per evitare che cercassi di salvare lui. Ok. Quindi nostra sorella è viva. E la dobbiamo pure salvare. Se no fa un macello. Ora semplicemente al lago. Allora, dobbiamo arrivare al lago, quindi. Sarà la strada dritto per dritto al lago, giusto? Serio? The place from my dream. I've walked this path 1,000 times in my mind. I know every inch of it. But this time, something is different. Cioè, ma sul serio già stiamo al lago?
A destra, no, è dritto. Cioè, quello è il lago. I'm getting close. I can feel it. Tutto chiarissimo. Ok. Se lo dici te. Non mi fido, se dici che è chiarissimo. Ma ho i miei enormi dubbi. Lei? Ma è tipo l'infermiera? Lillian, been waiting for you, little sister. Lily, I didn't know. I couldn't remember. I'm so sorry. It's okay. It was better that way. At least you had a life. For a while. Lillian. That day when the fire broke out at our house, I made a deal. Part of my soul that was tormented was set loose. You mean the monster? But why? To save you. Cosa? It helped us escape the flames. But in return, I oh cazzo! Free to devour. To destroy. To kill. Quindi? Ora che facciamo? An even massacre. Yes. All those people. Tutta quella gente è morta perché noi potessimo vivere. So bello! Live. Because I lived. So did my demons. La mia domanda è, che ci fa nel bosco questo? Male, Pimpi, male. And what about you? Did he try to? No. Maybe he should have. But he couldn't bring himself to do it. Instead, he locked me away. But he only delayed the inevitable. Monster. Sì, ma lei è troppo bianca. He got out. And now you're here. Ecco, ti pareva. You're the only one who can fix this. You. We both share our father's gifts, but also his fate and the dream. The dream? But all I see is a girl. You. Shot
dead. Ok, il sogno è lei, ovviamente. Hasn't it already happened? No. Quindi è il futuro? It's not the past you see. Cazzo? The dream. Quel sogno è quello che io desidero. What? It all ends in me. But no. No. Sì, Tris. Can't send a spirit away while the host is still alive. That's why you couldn't destroy the monster. That's why sadness didn't want to go. Ecco. You're my sister. That's why it has to be you. I'm not strong enough. It won't let me. Only you can end this. Only you can fix what our father could not. But Leanne, I can't. Please, don't make me do this. It's the only way to destroy it. To prevent further bloodshed. Lily? Marianne? Sì. What's going on? Sì, bimbi. Skin suit. Now too small. Constricting. Outgrown. Don't need her. Se uccide lei, praticamente muore il demone, il mostro, che ha liberato. E quale sarebbe? No. What is she doing? It's just nothing. It's like you said. I'm your only chance. Aren't I? You need me. A medium strong enough to sustain you. Oh cazzo. They only lasted for so long before you broke them down. Marianne, please, I don't want this. Maybe it's not your choice. Maybe this is my story after all. No! Stop doing this! Please, sister, set me free. No! Stay back! Stay back! Cosa cazzo sta succedendo? Quindi lei è... Non puoi sempre salvare tutti. Ha sparato. It all starts with a dead girl. Ah. Finisce così? No, ma sul serio? Non ci dà manco la scelta, niente. Cazzo! Ha sparato alla sorella. Morendo la sorella, il mostro non ha il corpo in cui stare e quindi sparisce. E infatti dice il sogno inizia sempre con una ragazza morta. Però effettivamente potrebbe essere anche lei quella morta. Però nel sogno non è così. No, per regola ha ammazzato la sorella, secondo me. Perché poi pure, c'era pure Thomas, lo spirito di Thomas che diceva che non poteva salvare tutti. Però sì, effettivamente pensandoci potrebbe essere entrambe le soluzioni. Sia che ha sparato la sorella, sia che si è sparata da sola.
Comunque, ragazzi, il gioco è stato figo, veramente figo. Vediamo se c'è qualche altra cosa dopo, ma è veramente figo. Non mi piaceva la telecamera, troppo all'antica la telecamera impostata così. Però, cavolo, la trama spettacolare, veramente spettacolare. Ecco, c'è qualcosa. Ma questo è Thomas? Bene. 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 Potrebbe farci continuare con Thomas nel caso in cui lo continua nostro gioco. È figata. È figata. Vabbè, ragazzi, finita anche la diretta di oggi. Abbiamo finito pure The Medium, ma giusto per non dar ragione a Pimpi, solo per quello. Solo per quello. Vi ringrazio assolutamente la compagnia. Per chi sta guardando questo video su YouTube, ragazzi, vi invito come sempre a seguirci anche sul canale Twitch, perché siamo in diretta praticamente tutti i giorni qui su Twitch, quindi seguiteci, e più siamo meglio è, meglio è, meglio è.